Next, album incredibile con questa copertina per l'epoca anche un po' oltraggiosa, in cui si vedono i quattro Who che fan urinano su un monolite, una specie di colonna di cemento in mezzo a una campagna. È forse un riferimento alla mancata colonna sonora di 2001 di Odissea nello spazio che avrebbe dovuto firmare loro, ma poi la cosa non andò in porto, quindi forse quel monolite ricorda quell'altro monolite, non lo sapremo mai, però rimane un grande pezzone, tra l'altro coverizzato da vari, anche dai Limp Bizkit, questo gruppo un po' penoso, new metal, mezzo metal rap degli anni 2000, però vabbè, la versione originale è sempre grandissima, è la scrittura tipica di Pete Townshend, che passa un po' dal rock alla ballata, un po' così splittata, divisa in due momenti, bellissimo. E andiamo avanti, sempre nel blu, questa volta veramente vi voglio parlare di questo gruppo un po' di culto, un gruppo newyorkese che nasceva dalle ceneri dei Vanilla Fudge, quest'altra incredibile band di New York, con Carmine Appice alla batteria e Tim Bogert al basso, appunto provenienti dai Vanilla Fudge. Loro sono i Cactus, un gruppo un gruppone, a me è sempre piaciuto, che tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 hanno fatto 4 album, poi si sono sciolti, dopodiché negli anni 2000 si sono riformati. Nel 2006 è uscito un nuovo album che si chiama Cactus Fifth, cioè Cactus Quinto, e in questo album c'era questo pezzone blues molto ignorante col chitarrone, che si chiama appunto Electric Blue, col chitarrista originale Jim McCarty. E quindi a questo punto me ne andrei ad ascoltare direttamente nel nostro, siamo nel periodo blu, come diceva blue, quello del film Amici Compagni di Scuola. Se c'è il signore, di che colore c'ha il culo? Turchese. E quindi Electric Blue, i Cactus. Attacchiamoci al Cactus.
per essere il primo album dopo 34 anni di silenzio, devo dire che i vecchietti ancora ci stavano dentro, menavano, erano i Cactus. Allora siamo nel blu, a questo punto dopo il blu elettrico andiamo sullo Shocking Blue, questa band olandese, perché qua si parla sempre di America e Inghilterra, ma c'è anche l'Olanda, formata alla fine degli anni 60, nel 67, è durata 5-6 anni come band, ma ha prodotto sicuramente almeno un singolo memorabile, che è stato fatto poi nello stesso anno anche in italiano da una band chiamata i Dalton, ma non ci interessa qui. E poi forse qualcuno ricorda, qualcuno della nostra età, la versione anni 80 delle Bananarama. Ma come no? Ma l'originale era questo, degli Shocking Blue, con la voce Mariska Veres, questa cantante, ricordiamo, con questi occhi bistrati di nero, questi capelloni neri lunghi, di origine ungherese, sì. Gli Shocking Blue con Venus. Allora, non è una pubblicità di rasoi femminili, ma siete ancora su Rock and Roll Jungle. Questa era Venus degli Shocking Blue, usata anche per una pubblicità della Guardia di Finanza quando faceva fiscale, scontrino fiscale. Era molto famosa qualche anno fa. E sempre qui tra i nostri colori pazzeschi, a questo punto ce lo butto in mezzo, come sempre il texano della situazione, Leroy Parnell, questo session man di chitarra slide. Lui suona anche il dobro in mille dischi. A un certo punto nel 1990 fa il suo primo disco solista a nome suo, Leroy Parnell, e questa è Red Hot. Leroy Parnell, fa il pezzo Red Hot, perché qua siamo ormai sul rosso. Sì, e ma quindi Leroy è il nome e Parnell il cognome. Leroy è il nome perché Leroy staccato, Parnell è un nome che si presenta più nel sud. Beh, sicuramente è un nome un po' southern, Leroy, un po' Leroy, come il nostro amico Nicolino
Nicolino Southern Rock, che lo salutiamo, che ci sta ascoltando. Fosse nato in Texas, probabilmente si chiamava Leroy Baldar. E invece si chiama Nicolino. Nicolino Baldar, invece lì sarebbe chiamato Leroy a Baldar. Sicuramente. A Baldar. A Baldar. Va bene. Vai, Red Hot.